non è propriamente una data da libri di storia, ma ricordare la nascita di Alberto Sordi ci permette di mettere in evidenza due tratti significativi dell'identità e del carattere degli italiani. Da un lato c'è la bravura artistica, quella di Sordi si è manifestata soprattutto come attore, ma poi anche come regista, come doppiatore, come sceneggiatore, come cantante. È il massimo interprete di quella che conosciamo come la commedia all'italiana, da lui esaltata anche con espressioni che gli hanno dato una fama duratura e perenne perché sono entrate nel gergo e nell'uso comune. Ma dall'altra c'è una considerazione anche amara. Noi siamo soliti pensare che ci esaltiamo e ci identifichiamo in personaggi positivi anche nel grande schermo, gli eroi, quelli che conducono a compimento dei risultati importanti, che fanno qualche cosa di buono. E invece Sordi è diventato famoso con ruoli nei quali metteva in evidenza i vizi e i peggiori difetti degli italiani, l'arroganza, l'arrivismo, la prepotenza con i deboli e la debolezza con i forti. Bene, com'è possibile allora esaltarsi di fronte a qualcuno che ci sbatte in faccia i nostri difetti? Beh, forse la spiegazione è che in qualche modo attraverso Sordi esorcizziamo questi difetti. Vederli manifestati nello schermo ci permette di dire: beh, ma io non sono così. Li teniamo lontani da noi, e anche questo, grazie a Sordi, forse una vera interpretazione da Oscar.